Bene, abbiamo ascoltato il professore McAfee direttamente dal MIT. Tra poco ci colleghiamo con un altro istituto che si occupa sempre di tecnologia per arrivare al tema del coronavirus e dei vari applicativi, dei vari progetti per risolvere questa situazione, progetti tecnologici. Però volevo chiedere qualcosa a Lercio, che è qui con noi. Abbiamo una notizia, sì, sono guarito dal Covid, ma nessuno mi nota più. Parla il paziente curato con il plasma di Zingaretti. C'è qualche altra news Oh, che sì, beh, cioè, Vittorio Sgarbi ricoverato per un attacco di calma. Non è coronavirus. E infine, bimbo non piange alla morte della madre di Bambi e viene assunto dall'Agenzia delle Entrate. Meraviglioso. Allora, dopo queste notizie flash da Lercio, vi presento così il prossimo ospite. È qui con noi Daniele Pucci in collegamento dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Buon pomeriggio, Daniele. Buon pomeriggio a tutti. Mi Come stai? sento... tutto bene, voi? Bene, bene, bene anche noi, discretamente direi. Bene, bene. Vedo dietro di te iCub. Sì, c'è iCub che forse adesso si muoverà anche, ecco. Sì? Sì. Ci fa un saluto? Mi fa un saluto, sì, mi fa un saluto. Avete ripreso le attività? Siete rientrati quantomeno all'interno dell'istituto? Sì, stiamo cercando un attimo di in qualche modo reintegrare parte delle attività sperimentali. Le piattaforme sono state ferme per un po' di tempo e quindi c'è il riavvio di tutte le piattaforme e degli esperimenti che fondamentalmente sono stati fermi. Ecco. Bene, tra un po' fa una passeggiata, Aika, lo vedo Sì, muoversi. sta facendo gli esercizi che è stato fermo e quindi si sta facendo un po' di Un esercizi. po' di ripresa. Su un po' di ripresa. Lo aspettiamo a novembre, arrivi in edizione fisica. Ora non puoi. Non possiamo più scappare Esatto, non ormai. possiamo più scappare. Se lo dici qui, poi dovrà essere con noi. Ascolta, Daniele, avete questa piattaforma meravigliosa di iCub, ne abbiamo parlato anche ieri, però ora tu ci parlerai di questo progetto del braccialetto che va, insomma, a inserirsi all'interno del contesto coronavirus. Quindi, Sì, prego, prego. esatto. Noi praticamente, voglio dire, dopo il lockdown abbiamo sentito, per spirito di servizio, il dovere di mettere a disposizione le nostre ricerche diciamo, a immaginare delle soluzioni che potessero aiutare a contenere la pandemia. E quindi tra l'insieme di soluzioni che noi sviluppiamo in laboratorio c'è anche un progetto che chiamiamo iFill, che fa parte del progetto europeo ENDI che coordiniamo, che ha l'obiettivo di fare della robotica indossabile, perché poi quando devi far lavorare un uomo con un robot, il robot lo deve percepire. E quindi noi abbiamo creato negli anni della robotica indossabile e l'idea è stata perché non deriviamo da questa robotica indossabile che ci mettiamo addosso. Un wearable, quindi un qualche cosa che ci possiamo indossare e abbia due funzionalità: la prima è di allertarci se qualcuno ci si avvicina troppo, e l'altra è di monitorare la temperatura corporea. Che E poi, tra questo è quello l'altro, che. Daniele, questo è il tema appunto di piattaforma, no? Il fatto che abbiate derivato da un qualcosa che era in essere, su cui state lavorando, un'applicazione, no? C'è questo contesto anche di piattaforma, perché sentiamo sempre parlare, così come iCub, della piattaforma e poi avete sviluppato. Sì, esatto. Questa è la forza della ricerca in robotica, in tutta sincerità. La robotica è una palestra, fondamentalmente, è molto interdisciplinare e quindi dà la possibilità di derivare delle soluzioni dalla robotica che magari sembrano distanti e possono essere funzionali per certi casi d'uso che uno non si immaginava. E questo è il caso del prototipo di braccialetto che abbiamo realizzato in un mese. Ce lo puoi, ci puoi far vedere il braccialetto e illustrarci anche il Certo, funzionamento? allora, fondamentalmente questo è il wearable, quando si accende lampeggia e poi ovviamente ce ne deve essere un altro che quando è nelle vicinanze, i due, come vedete, non so se si vede, spero che si Sì, veda, si vede, si vede. lampeggiano e vibrano. Poi quando
ci si allontana, ecco qua che smette di rampeggiare e di vibrare. Questo, diciamo, è un'idea molto semplice che ci è venuta qui all'Istituto della Tecnologia per concepire un dispositivo che potesse aiutare durante la pandemia. E ha anche un sensore di temperatura e quindi può monitorare quella che è ancora ad oggi una dei sintomi principali da Covid-19. E noi, il ruolo di IT ovviamente non è quello di fare dei prodotti, ma è quello anche di sensibilizzare la società civile che la tecnologia ci può aiutare in questo periodo. E quindi noi abbiamo sviluppato questo prototipo che adesso dovrà vivere una fase di ingegnerizzazione e siamo alla ricerca di partner industriali che ci possano aiutare. Ecco, quanto siamo... Prego, finisci. In tutta sincerità, Cosmano, cioè, noi non ci aspettavamo di intercettare una esigenza del mondo industriale. Abbiamo ricevuto 80.000 richieste di preordine, più di 300 contatti, quindi in qualche modo il mondo industriale ha bisogno di queste tecnologie per la salute, per la messa in sicurezza dei lavoratori. Questo è il punto fondamentale. Sì, assolutamente, c'è tanto anche bisogno di capire e di far capire quanto la tecnologia, la robotica, possiamo parlare anche di intelligenza artificiale, l'abbiamo visto anche questa mattina con Intel, possa essere davvero utile per migliorare la società e risolvere i grossi problemi. In questa fase pandemica ci siamo resi conto in questi 3 mesi che l'accelerazione anche tecnologica è stata funzionale in ambito health, visto che se ne sente tanto parlare. Dal nostro corner social è arrivata una domanda per te, quindi io chiederei a Michela di dirci un po' quella che è la domanda per Daniele. Ciao Daniele, dai nostri social ci chiedono: che longevità ritieni che possa avere questa applicazione? Cioè, un'azienda locale che si dota di questo sistema, presumibilmente in che tempistica può pensare di ammortizzare l'investimento? Secondo te ci potranno essere delle soluzioni di noleggio o si dovrà per forza acquistare il sistema? Sì, questa è una domanda ben posta. Il nostro obiettivo era quello di concepire una soluzione a basso costo. Dovete immaginare che questo prototipo, stiamo parlando di un prototipo, costa meno di 30 euro, quindi noi immaginiamo che poi, quando industrializzato, si possa più che dimezzare il prezzo. È chiaro che un sistema di diciamo, se dovessimo ammortizzare questi costi, è difficile fare delle previsioni perché poi dipende dai numeri, eccetera. L'integrazione con una messa a disposizione dell'istituzione di queste tecnologie sarebbe davvero un'idea non male da proporre magari al ministero competente, anche se poi bisognerà vedere come la pandemia evolverà, ecco. Quindi è difficile prendere decisioni in questo momento. Grazie Daniele. Volevo chiederti una cosa: noi siamo stati lì da voi, abbiamo fatto un servizio che è disponibile, tra l'altro all'interno di una delle sale formative abbiamo creato una sala a documentari, quindi possono guardare i vari documentari, c'è anche quello che abbiamo girato da voi. Quando siamo venuti lì da voi abbiamo visto una quantità di persone provenienti da più parti d'Europa e anche del mondo al lavoro lì. Con questa situazione, visto che si parla tanto di smart working e voi siete il cuore pulsante dell'innovazione, no? Quindi per molti smart working, innovazione, è automatico. Come vi siete organizzati? Avete avuto dei problemi? Perché un punto di forza è anche questo, no? Più persone provenienti da più parti del mondo lì da voi. Come vi siete organizzati e cosa mi dici su questo tema dello smart working? Sì, è pur vero che secondo me in questa fase, più che smart working, abbiamo fatto remote working, cioè tutti hanno fatto lavoro da remoto. E come dicevi, il nostro lavoro non si doveva fermare, perché noi sentivamo come dovere civile di continuare a fare ricerca, perché poi è ciò che spinge fondamentalmente, è uno dei motori del paese. E quindi quello che abbiamo cercato di fare è, da una parte, tutelare le persone. Una delle nostre preoccupazioni principali era la solitudine delle persone. Dovete immaginare che questi ragazzi, alcuni di questi, vengono dall'estero e quindi si trovano a lavorare magari in casa, in una piccola casa, in un piccolo ambiente, e quindi eravamo preoccupati anche per la salute psicologica di queste persone. Abbiamo creato dei rituali, ok? Quindi abbiamo creato dei rituali quotidiani che, da un lato, potessero far sentire le persone meno sole, e dall'altro fossero un motore per continuare la ricerca. E quindi fortunatamente noi
abbiamo un laboratorio organizzato con Agile, quindi siamo, diciamo, abbiamo già dei rituali specifici con dei task mappati, diciamo, online, e questo ha aiutato molto il remote working, questa fase di remote working. Però abbiamo intensificato questi rituali, e quindi c'erano dei rituali quotidiani, dei rituali settimanali, che avevano l'obiettivo principale, da un lato, di non far sentire le persone sole, e dall'altro, dall'altro di continuare a fare la ricerca, perché poi sai, un conto è che sei in laboratorio e fai una domanda e c'è una risposta. Certo. Se sei da solo e non c'è l'occasione per fare questa domanda, ecco che le cose si possono bloccare. Anche questo è un messaggio importante da mandare, perché un conto è aver strutturato i processi o svolgere alcuni tipi di lavori in remoto piuttosto che smart working, un conto è portare avanti progetti di ricerca come questo. Daniele, io ti ringrazio davvero tanto per essere stato qui con noi. ICAP, ho visto che ha smesso di muoversi da qualche minuto, sicuramente si starà riposando. Si sta riposando. Ci vediamo prestissimo, ora che ci si può spostare da una regione all'altra, perché verremo nuovamente lì da voi. Grazie tante Daniele e buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro. Ciao Daniele. Ciao. Bene, siamo entrati nel panel dedicato appunto a innovazione tecnologica, e abbiamo visto questa